tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Incidente tra due auto lungo la Pergolese, un 60enne trasferito al Torrente di Ancona in ambulanza, disagi per il traffico invece a Fano per un tamponamento a 3 davanti all'aeroporto. Quasi 1.500 casette consegnate ai sindaci dei comuni delle quattro regioni dell'Italia centrale colpite dai terremoti del 2016. Nonostante le polemiche, l'albero di Natale Fanese piace, una coppia identica è stata realizzata e installata a Bolzano. Grande successo per l'evento inaugurale che ha dato il via domenica scorsa al Natale a Monbaroccio. A Fossombrone invece è iniziato un conto alla rovescia per l'accensione dell'albero in programma per venerdì prossimo. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti, benvenuti a tutti cari telespettatori di Fano TV a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia che sul canale 17 tutte le sere alle 20.30 vi aggiorna sui fatti principali della giornata. Allora cominciamo dalla cronaca, partiamo da questo incidente frontale che c'è stato tra due auto senza gravi conseguenze per i due conducenti. Avvenuto nel pomeriggio intorno alle 16 lungo la Pergolese nel comune di Mondolfo, una Peugeot 207 condotta da un uomo di 63 anni, residente a Terre Roveresche, si è scontrato violentemente per causa ancora in fase di accertamento con una Ford Fiesta al cui volante, con al volante un 79enne di Marotta. Le auto che procedevano in senso opposte si sono scontrate subito dopo una curva. Sul posto sono intervenute le unità del 118 di Marotta che per il 63enne di Terre Roveresche hanno disposto il trasferimento in eliambulanza al Torrente di Ancona, pur non avendo e non essendo in gravi condizioni, ma è stato trasferito al Torrente per una patologia complessa di cui l'uomo soffre. Il 79enne invece è stato trasportato a Pesaro, per entrambi comunque solo qualche escoriazione e molto spavento. Nella tarda serata di oggi invece a Fano, intorno alle 18.30, tardo pomeriggio, lungo via Mattei, c'è stato un tamponamento a 3 senza conseguenze per i conducenti, per gli occupanti delle macchine, in corrispondenza di via del Commercio. Sulle cause sono ancora in corso gli accertamenti da parte della polizia locale di Fano. Dai primi rilievi pare che un'auto, una Lancia Y, che era ferma al centro dell'incrocio, mentre era intenta a svoltare a sinistra, sia stata tamponata dalle auto che appunto la seguivano. Alla fine, insomma, per fortuna senza feriti, come vedete le immagini che si riferiscono appunto a questo incidente, c'è stato un po' di disagio soprattutto per il traffico, ma per il resto poi tutto è andato per il meglio. Furto con scasso invece. Furto con scasso nella notte scorsa a Vallefoglia, sempre in provincia di Pesaro Urbino, ad essere preso di mira questa volta dai malventi il negozio di telefonia Eurocellular di via Giacometti. I ladri si sono introdotti all'interno dei locali forzando una finestra ed eludendo il sistema dell'allarme del negozio. Una volta dentro la banda ha forzato ed aperto due casseforti con l'utilizzo di una sega circolare e poi hanno portato via diversi telefoni cellulari, tutti di fascia alta, tutti molto costosi, di varie marche, numerosi accessori per la telefonia, un ingente bottino insomma, sul cui ammontare si stanno facendo le dovute verifiche in queste ore. Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri che ha avviato le indagini. Adesso invece cambiamo argomento perché parliamo dell'albero di Natale, passiamo dalla cronaca all'albero di Natale, ma non per parlare dell'albero di Natale di Fano che già di cui abbiamo abbondantemente parlato nei giorni scorsi, però questa mattina in comune c'è stata una conferenza stampa perché è stata data la notizia che pur tra le mille polemiche, anche se non a tutti piace, l'albero di Natale è stato richiesto, copiato e installato così com'è, aggiornando semplicemente le foto e adattandole al luogo, è stato copiato e installato a Bolzano.
L'albero artistico realizzato da Paolo Del Signore e dall'architetto Seri, che da 3 anni rappresenta il fulcro del Natale piufanese, sarà una delle attrattive principali della città natalizia per antonomasia, Bolzano. La cui azienda di soggiorno per questa edizione dei tanto famosi mercatini natalizi ha voluto l'albero e scelto di collocarlo in una delle piazze principali della città, Piazza Mazzini, punto di grande passaggio, facendolo diventare così una delle mete delle tante migliaia di visitatori della città. Abbiamo proposto quest'albero che all'inizio avevamo pensato anche un albero diverso, un albero che si staccasse un po' nella sua tipologia da quello di Fano. Poi abbiamo pensato invece che questo era interessante, cioè portare lo stesso albero con un disegno completamente diverso che rappresenta la città di Bolzano, per avere appunto questo legame tra le due città, e quindi è stata una bella soddisfazione. Non sarà quindi esattamente la copia di quello fanese, avrà dimensioni leggermente più piccole e disegni saranno tematici sulla città di Bolzano, ma comunque rispetterà lo spirito con il quale è stato pensato dai suoi creatori, un albero che racconti la tradizione del Natale a grandi e piccini. Bello il progetto della città di decentrarlo rispetto alla piazza Walter, e di farlo diventare un polo di attrazione, e nel tempo poi questo albero si muoverà nei prossimi anni in altri quartieri di Bolzano, speriamo bene. Un ponte con una città che da tempo ha scelto questa provincia come interfaccia ideale per lo spirito e le iniziative legate al Natale. Beh, penso sia un bel motivo di soddisfazione per la città e per gli artisti che hanno elaborato questo albero, che peraltro è diverso a Bolzano. Io l'ho visto, sono andato su e quindi abbiamo passato una giornata insieme all'amministrazione comunale di Bolzano. Questo è anche un biglietto da visita per futuri sviluppi tra delle località a destinazione turistica così differenti, no? Noi il mare, luogo la montagna, per stabilire dei rapporti che speriamo seguano, come si è detto, come quando ci siamo salutati lì, per il futuro. Allora andiamo a Pesaro adesso. Il sindaco Matteo Ricci ha annunciato l'apertura della nuova piscina di Pentathlon a Villa San Martino, che sarà l'8 di gennaio. Il sindaco pensa per questa inaugurazione a una grande festa per Filippo Magnini dopo l'annuncio del ritiro del 2 volte campione del mondo. Per quell'occasione, dopo alcuni mesi di ricerca di gestori esterni, la Federazione del Pentathlon, proprietaria dell'impianto, ha deciso di gestirlo direttamente, almeno per il momento. Il presidente Walter Magini, ha detto Ricci, ha appena comunicato la data di apertura, finalmente ci siamo, e se la facessimo diventare una grande festa per Filippo Magnini, ha scritto poi su Facebook. E adesso invece parliamo delle casette, che sono oltre 1400, per l'esattezza 1441 casette, che sono state consegnate ad oggi dai sindaci dei comuni delle 4 regioni dell'Italia centrale colpite dai terremoti del 2016, mentre sono attualmente in corso i lavori in 122 aree. Dai dati del Dipartimento della Protezione Civile, che sono consultabili sul sito appunto del Dipartimento, emerge che 674 soluzioni abitative d'emergenza sono state consegnate nel Lazio, tra Amatrice ed Accumuli, 323 in Umbria, tra Cascia e Norcia, 26 in Abruzzo e 418 nelle Marche, nei comuni di Arquata del Tronto, Castel Sant'Angelo, Sulnera, Fiastra, Montecavallo, Muccia, Pieve Torina e Visso. Secondo i dati forniti dalle regioni, sono complessivamente 3.691 le casette ordinate per 50 comuni. In particolare l'Abruzzo ne ha ordinate 238 per 13 comuni, il Lazio 826 per 6 comuni, le Marche 1.843 casette per 28 comuni e l'Umbria 784 per 3 comuni. Sul sito comunque del Dipartimento è anche consultabile lo stato di avanzamento dei lavori.
Torniamo a parlare di Natale. Fossombrone. Fossombrone si rinnova per queste festività natalizie, dedicando l'evento ai più piccoli e ai ragazzi. Oh, happy day. Un luogo dalla duplice faccia, un luogo unico e invidiabile, un luogo all'aperto e ricco di iniziative. È il centro storico di Fossombrone, definito da tutti il più grande centro commerciale all'aria aperta del centro Italia, che già da quest'estate è stato protagonista con eventi serali a tema e con l'apertura dei negozi e che anche quest'anno, in questo inverno, nel periodo natalizio, renderà Corso Garibaldi ricco di appuntamenti legati al momento più magico dell'anno. Torna quindi Fossombrone Magic Christmas, il contenitore di eventi che dall'8 dicembre al 7 gennaio vedrà uno dei borghi più suggestivi e caratteristici della regione Marche animarsi con tanti eventi per tutte le età, con una particolare attenzione a più piccoli ma anche ai ragazzi. Cominciamo con dei bei contenuti, la pista di pattinaggio, 30 metri per 12, nel parcheggio ex Buca, è conosciuto così a Fossombrone, dico così, ma dal 2 di dicembre è stato intitolato a San Giovanni Paolo II. E il nuovo gioco fantasy, che riprende un po' il gioco che abbiamo fatto ad Halloween, ma adesso per Natale sarà un gioco fantasy adatto anche per i bambini piccoli e per i ragazzi, le famiglie, quindi sono 4 serate anche qui. Poi abbiamo laboratori musicali a partire dai piccolissimi, bambini piccolissimi, il nido musicale da 1 a 3 anni fino ai ragazzi più grandi che si possono esercitare nel canto, nel suono delle percussioni. Poi laboratori dove i bambini possono mettere le mani in pasta, fare i biscotti di Natale. Un Natale in misura di bambino, quindi, quello che il Comune, in collaborazione con Fossombrone Center Shopping, la Proloco Forum Semproni e il sostegno della Confcommercio e della Fondazione Monte di Pietà, ha organizzato. Un bambino che sarà protagonista non in forma passiva ammirando i giochi di luce o gli spettacoli, ma in forma attiva attraverso laboratori, giochi e caccia al tesoro. Questo sarà l'ennesimo banco di prova per la nostra amministrazione, che da subito ha cercato di puntare sulla valorizzazione del turismo, in quanto riteniamo che sia una risorsa fondamentale, vista purtroppo la situazione economica di altri settori. Fossombrone ha tanto da offrire, bellezze naturali, bellezze culturali, per cui Natale sarà un'occasione per cercare di invogliare di nuovo gente a venirci a trovare, in modo tale che poi possa anche in futuro tornare a farci visita. Intanto è che durante le eventi natalizie è prevista l'apertura della chiesa di San Filippo, forse un po' il nostro fiore all'occhiello, con visite guidate tutti i weekend. Saranno aperte come sempre anche le altre strutture museali, quadrerie, per cui ci auguriamo che chi verrà a Fossombrone per far shopping ne approfitti anche per dare un'occhiata alle nostre bellezze. L'inaugurazione ufficiale dell'evento Fossombrone Magic Christmas si terrà venerdì 8 dicembre con l'accensione dell'albero e lo spettacolo previsto per le ore 18:45. Allora, a proposito delle casette per i terremotati, c'è un aggiornamento del sindaco Mauro Falcioni di Castel Sant'Angelo sul Nera, in provincia di Macerata, che dice solo 11 sono le casette consegnate, altre 12 verranno approntate nei prossimi giorni, mentre per le restanti 40 casette occorrerà attendere a gennaio. Questo dunque il quadro. Purtroppo, ha detto il sindaco, non riusciremo dunque a fare il regalo di Natale a tutti quanti. Allora, Vittorio Sgarbi si candiderà alle prossime elezioni politiche con la sua lista Rinascimento, fondata insieme all'ex ministro Giulio Tremonti, alleata del centrodestra. E forse si presenterà proprio nel collegio elettorale di Pesaro. Il critico d'arte lo ha spiegato al Ducato affermando: la mia candidatura è certa, sto riflettendo, ma credo che mi candiderò al Senato. Per l'uninominale una delle ipotesi appunto è la candidatura nel collegio di Pesaro. La nostra coalizione, ha detto Vittorio Sgarbi, vincerà in modo automatico e definitivo. Manderemo via i 5 Stelle, ma anche la sinistra, dato che Renzi è antipatico e i suoi addirittura già preferiscono Berlusconi, mentre su Grasso dice non conta nulla, ma porterà via i voti a Renzi. E poi ha detto quando vinceremo chiederò due
ministeri, o quello alla cultura oppure quello alla difesa. E adesso invece torniamo a Fano per darvi questo appuntamento, c'è questa sera un appuntamento nella chiesa di Rosciano di Fano, quello di questa sera in programma sarà un momento dedicato alla memoria non solo della costruzione di un edificio importante ma anche di chi questo edificio insieme alla comunità lo ha pensato e realizzato, ovvero Don Mariano Betti, consapevole che dopo la chiesa di Mattoni è necessario pensare alla chiesa di Pietrevive. Don Mariano lo ha accennato anche nel suo testamento spirituale che verrà riportato sulla pietra che poi verrà posizionata all'interno della chiesa in suo ricordo. Stasera ci saranno testimonianze di chi ha conosciuto Don Mariano, verrà proiettato un video di coloro che allora erano seminaristi e che venivano affidati a lui quando il seminario era ancora a Fano ed era aperto e che oggi sono preti come Don Sauro Profiri, Don Egidio Tittarelli oppure vescovi come Monsignor Claudio Giulio Dori. Seguirà poi una catechesi sull'essere chiesa viva oggi. A Monbaroccio invece domenica scorsa è iniziato nel borgo medievale è iniziato il Natale, un Natale pieno di gente. And so this is tra le suggestive atmosfere e le magiche nevicate a Monbaroccio, tantissime famiglie e turisti hanno affollato il castello medievale per una delle manifestazioni must del momento, ovvero È Natale i mercatini di Monbaroccio, una manifestazione che vede ogni anno un crescente successo di presenze con migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia e che rientra nella rete degli eventi del Natale che non ti aspetti. Nonostante il freddo, però, un corso gremito di persone ha riempito le vie del centro storico e tutte le attrazioni come la Casa delle Lanterne, il paesaggio invernale e il presepe vivente, curate nel minimo dettaglio dagli oltre 200 volontari della Proloco. Il prossimo fine settimana sarà pieno di eventi, 8, 9, 10 e poi il 16 e il 17. Tanti eventi e veramente una bellissima manifestazione. Tra l'altro, lo dico anche con un pizzico di orgoglio, abbiamo dei volontari qua che fanno veramente le pulci, come si dice qua da noi, veramente molto bravi, si impegnano veramente tanto, con tanto amore, con tanta passione e ha fatto sì e fa sì che questo mercatino sia uno dei più belli, più importanti mercatini del centro Italia, assieme a Candelara e anche a tante altre realtà. Il Natale che non ti aspetti della provincia di Pesaro Urbino, che racchiude 14 iniziative, tra l'altro ecco da qui un ringraziamento, un forte ringraziamento alla Regione Marche che diciamo, ci ha voluto far trovare un regalo sotto l'albero con un cospicuo finanziamento di 30.000 euro. E posso già confermare che anche quest'anno a Monbaroccio avremo la presenza di TV nazionali, ne elenco una, uno mattina, ma ci saranno anche dei TG, delle testate nazionali. Quindi per noi sarà un onore. Fino al 17 dicembre, quindi, il borgo si vestirà a festa e proporrà tantissime iniziative per grandi, ma soprattutto per i più piccoli, con la novità di quest'anno, ovvero l'infermeria di Babbo Natale, dove i bambini potranno apportare a curare i propri animaletti di peluche. Potenziata e sempre suggestiva anche la magica nevicata artificiale che avvolgerà i visitatori in tre distinti momenti, così come la sfilata del presepe vivente nel centro storico. A Natale Monbaroccio in festa è anche l'occasione per acquistare i prodotti enogastronomici e di artigianato locale del territorio grazie agli oltre 55 espositori dislocati lungo il percorso del paese. Il servizio era di Filippo Pucci, noi ci fermiamo qui, il telegiornale è finito, tra poco box in cucina con lo chef e poi uno speciale sulle donazioni in rosa di Avis Fano. Questo è il numero invece per le vostre segnalazioni, grazie per averci seguito. Ci vediamo domani, arrivederci.